Buonasera cari telespettatori, benvenuti all'argomento della settimana. Dedichiamo interamente questa puntata al progetto I suoni della mia città e lo facciamo insieme ai miei ospiti che sono la professoressa Gabriella Colle e il professor Giuseppe Canone, perché ci sono tante occasioni per raccontare il lavoro creativo di ragazzi e di bambini del nostro territorio. Tutti loro faranno, che conoscerete tra poco, fanno parte del progetto Novara Omar's Music Project, da cui è nata appunto la Omar Band. E prima di tutti sentiamo però il dirigente scolastico Franco Ticozzi, che a distanza vede in collegamento. Ecco, buonasera dirigente, ci parla di come è nata la Omar Band? Omar Band è nata da un pensiero dove su una popolazione scolastica sicuramente avremmo avuto dei ragazzi che suonavano a vari strumenti. L'idea di mettere insieme, organizzare un qualcosa di bello e essere positivi nella creatività, penso che fosse il tocco in più per la nostra scuola. Maestro, come nasce invece il progetto I suoni della mia città? In cosa consiste? Allora, il progetto I suoni della mia città è un progetto che vuole stimolare la creatività dei giovani. E quale argomento migliore che parlare della propria città? I suoni, naturalmente, sono il termine i suoni è inteso in senso molto lato, per cui sono i suoni veri e propri, la musica, ma anche tutte le espressioni che la città di Novara in questo caso può esprimere, quindi i luoghi. E noi abbiamo chiesto appunto alla scuola, al mondo della scuola, ai ragazzi di collaborare, quindi non soltanto gli allievi dell'Omar, ma la scuola tutta attraverso l'ufficio scolastico territoriale, quindi di collaborare e di inviarci i loro filmati, le loro foto della città, quindi vari punti di vista della città di Novara, che poi abbiamo messo insieme, abbiamo raccontato un po' attraverso la musica, descritto o anche diciamo le immagini hanno una funzione di contorno a quello che invece abbiamo creato noi, quindi un'interazione insomma tra l'Omar Band, appunto i laboratori di creatività, e la città di Novara. Dunque creatività, territorio e la capacità anche di attualizzare il passato. Ed è allora per questo che ascoltiamo il primo brano della serata, composto per la prima volta nel 1600 da Johann Pachelbel. Infatti il suo canone in re è stato rielaborato da cantanti pop fino ai giorni nostri. Sicuramente riconoscerete di chi si tratta. E allora sentiamo l'Omar Band, il Remember Pachelbel, un medley di brani pop italiani. Mi aspetto dal domani, di sole in faccia no, ma in fondo io ci spero ancora, che tu ci sia nel mio domani. E se ti incontrerò, spero di sfiorare le tue mani. Adesso tu a dare un senso a
ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione, un particolare solo per farti guardare. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Ma se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piange, non lo sai quanto altro male ti farà. Ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ti fa volare dentro all'aria come pollici. Così è difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro. Here's to the ones that we got, here's to the wish you were here but you're not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Dreams bring back all the memories, and the memories bring back, memories bring back you. Dirigente, come vivono questa esperienza musicale i ragazzi all'interno di un istituto tecnico? I ragazzi vivono in maniera entusiasmante questa esperienza. Ogni volta che abbiamo pensato di suonare in pubblico è bastato un giro di telefonate ed erano tutti pronti e disponibili. Anzi, chi non poteva essere disponibile per quel giorno ne soffriva. Credo che questa esperienza della Omar Band abbia fatto crescere intanto un concetto di lavorare in gruppo, e l'altra cosa, anche la musica è fatta di regole, pertanto quando abbiamo suonato abbiamo sempre preteso di suonare con un certo livello e pertanto chi non era pronto non poteva suonare, pertanto abbiamo stimolato anche i giovani a far meglio, non solo nella tecnica ma anche nella musica. Maestro, come avete affrontato il lavoro creativo con i ragazzi? Beh, diciamo che in questo periodo
di pandemia non è stato facilissimo, perché il contatto umano è sempre la condizione migliore per lavorare con gli adulti e soprattutto con i giovani. Anche perché questo progetto ha preso diciamo, piede, è stato progettato, pensato ormai quasi 2 anni fa. Però i ragazzi, che sono sempre molto più attivi e svegli di noi adulti, si adattano molto facilmente, quindi hanno interagito veramente con grande entusiasmo, forse anche aiutati dal fatto di avere a disposizione molto tempo. La didattica a distanza ha lasciato loro dei tempi che non esistevano in precedenza, a causa degli spostamenti, per recarsi a scuola, insomma tutte le altre attività che invece purtroppo sono di colpo svanite. E forse anche questo ha dato l'opportunità di riflettere e di essere più creativi. Si sa, la noia talvolta è il miglior stimolo per creare qualcosa di nuovo. E quindi abbiamo lavorato a distanza e poi appena possibile in presenza, quindi allestendo il nostro programma musicale, mettendo insieme dal vivo con le loro competenze strumentali e canore ciò che avevamo pensato in precedenza. E così per miracolo, veramente in tempi brevissimi, siamo riusciti a confezionare quello che adesso ascolterete man mano in questa trasmissione. Allora partiamo dagli argomenti appunto che diventano attuali attraverso il linguaggio dei giovani stessi, e lo facciamo ascoltando il brano che in versione originale si chiama Dance Monkey, ma che è stato trasformato nella siga, ovvero una sigaretta un po' pericolosa, come ascoltiamo dalla voce di Marta Groppi. Thank you.
La scuola, professor Canone, lamenta la carenza di risorse. Allora, come si fa a nutrire questa creatività? Beh, purtroppo appunto la scuola spesso ha carenza di risorse per quella che è l'ordinaria amministrazione. Figuriamoci in un istituto tecnico un'attività artistica come quella che noi portiamo avanti. Ma a dire il vero ci sono molte opportunità che spesso sfuggono, sono tutte le opportunità fornite dalle fondazioni e in particolare nel nostro caso, in riferimento a questo progetto, noi abbiamo partecipato a un bando della SIAE, che è la Società Italiana Autori Editori, in collaborazione con MIBACT, che sponsorizza appunto la creatività, nell'ambito del progetto Per chi crea, e posso dire con orgoglio che siamo risultati primi in Italia per quanto riguarda i progetti finanziati nell'ambito della scuola. E naturalmente tutto ciò sponsorizzato e sostenuto anche dal Ministero della Pubblica Istruzione. E quindi per noi questo è stato veramente, questa è stata un'opportunità importantissima. Naturalmente abbiamo avuto anche altre sponsorizzazioni, tra le quali la Fondazione Cirretti di Torino, Cassa di Risparmio, che ecco, tutti insieme hanno permesso di realizzare un progetto come quello che appunto stiamo conducendo questa sera. E allora diamo spazio alla cover Pianeti di Ultimo con la Homer Band e la voce di Davide Savino. Dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza insieme cantano. Io t'aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare, in quel posto che alla luna è appesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io t'aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma in pianeti sassi. Io ho perso l'attesa che ci esco, a ritrovarmi, a ritrovarti, a ritrovare un senso, sempre scritto forse per sentirmi meno solo, in quelle sere dove il cielo ti prende per mano, e tu aspettami lì in alto sulla grande ruota, dove il mondo è solo un punto da lasciarsi indietro, prendimi per mano e disegniamo mille passi, è la fantasia che trasforma i pianeti sassi, e ho perso voli, ho perso treni, ma il mondo per le canzoni,
ti urlavo e tu non lo capivi, che ero un passo da perdere te, ma tu eri un passo da perdere che, per tutte quelle sere in cui ti ho perso e neanche so il perché, che ero un passo da perdere te, ma tu eri un passo da perdere che, io che non ho avuto mai niente di vero. Dirigente, qual è la mission di questo progetto musicale dell'Omar? Il progetto nuovo musicale dell'Omar parte da questa considerazione. Penso che buona parte dei nostri studenti siano dei ragazzi con un minimo di creatività. Pertanto, sfruttando le passioni che possono essere diverse, dalla fotografia, dai cortometraggi, dai videoclip, dalla musica, cercare di stimolare i giovani a produrre qualcosa che potesse essere di interesse non solo loro ma anche della comunità e coinvolgere pertanto questa loro azione anche ai ragazzi più piccoli. E proprio di questa creatività dei bambini, trattiamo ascoltando una rielaborazione della famosa Coffin Dance che è stata trasformata in Welcome Dance, proprio un inno a questo linguaggio universale, a questo inno all'accoglienza a tutto tondo con i bambini della scuola primaria Oreste Leonardi di Mezzomerico.
Ci spostiamo virtualmente, siamo in collegamento con Federica Restia e Andrea Albini, che sono dei giovani ormai in carriera, ci fanno ascoltare un bellissimo brano che inneggia alla vita. Prima qualche domanda, un saluto a voi. Ciao Giusy, un saluto a tutti gli ospiti in studio. Ciao a tutti e buona musica. E le domande di rito, per cui ognuno risponderà ovviamente per sé. Quanti anni hai? Come ti chiami? Insomma, chi sei? Mi chiamo Federica Restia e ho 23 anni. Mi chiamo Andrea Albini e ho 23 anni, quasi 24. Qual è la tua occupazione attuale? Sono diplomata in violino, faccio attualmente concerti e studio composizione e direzione d'orchestra. Attualmente sto terminando il mio percorso di studi presso il Conservatorio Guido Cantelli di Novara con il triennio di laurea in chitarra classica e parallelamente a questo svolgo attività di insegnamento e di performer live come chitarrista nei concerti, in studio di registrazione e per le trasmissioni televisive. Quando hai capito che la musica sarebbe stata al centro della tua vita? Finito il liceo scientifico, quando ho dovuto decidere cosa fare, se intraprendere un percorso universitario o meno. Ho capito che la chitarra e la musica dovevano essere parte della mia vita all'età di 3 anni circa, quando presi per la prima volta in mano una chitarra da mio padre, anche lui musicista, e da quel momento è nata così una scintilla che ancora oggi divampa sempre di più e si sta concretizzando sempre di più in quella che è la mia vita. A quale età hai iniziato a suonare? Ho iniziato a suonare il violino a 8 anni e a cantare a circa 13 anni. Ho iniziato a suonare circa all'età di 4 anni, quando mi regalarono la mia prima chitarra classica, 3/4, e quindi più piccola, e poi ho cominciato a studiare invece più seriamente all'età di circa 6-7 anni. Grazie a chi hai maturato la consapevolezza di avere un grande talento da esprimere? Sicuramente sono stata supportata da innumerevoli figure, volevo ringraziare in particolare il mio precedente insegnante di violino al Conservatorio di Novara, Leonardo Boero, e il maestro Claudio Macaluso per il supporto costante. Ma più che consapevolezza di avere un grande talento da esprimere, questo non saprei, ci tengo sempre che siano gli altri eventualmente a riconoscerlo per quello che faccio. Però devo dire che nel mio percorso, seppur breve, ho avuto la fortuna di incontrare più persone, più maestri che sia musicalmente che umanamente parlando sono stati dei riferimenti e lo sono tuttora. Non posso non pensare al compianto maestro Fabrizio Cerri, ai maestri Paolo Beretta, Giuseppe Canone ed al maestro con cui sto studiando attualmente in conservatorio, il maestro Luigi Biscaldi. Sono tutte persone e musicisti di un livello per me altissimo che hanno sempre si sono sempre fidati di me e hanno sempre fatto in modo che io potessi crescere musicalmente, dandomi talvolta l'opportunità di espormi e quindi di farmi ascoltare al pubblico. Ecco, queste figure per me sono state davvero importanti. I progetti per il futuro. Mi piacerebbe molto riuscire a suonare in un'orchestra stabile, ma soprattutto riuscire a diventare direttrice d'orchestra affermata. I miei progetti per il futuro sono sicuramente, uno tra tutti, quello di studiare e imparare il più possibile su qualsiasi fronte musicale, anche perché la chitarra è uno strumento che davvero a 360 gradi ha 1000 sfaccettature tutte diverse. E poi sicuramente un altro grande proposito è quello di accrescere sempre di più la mia attività come musicista, come performer e come insegnante. Un consiglio ai giovani che guardano a voi come un esempio. Più che essere d'esempio, sicuramente posso dare un consiglio, che è quello che cerco di seguire io: fare sempre ciò che piace, anche se può essere complicato, come può essere il mondo della musica, e metterci sempre il maggiore impegno possibile. Intanto a chi mi segue, a chi ci segue, devo dire davvero un grazie immenso. E se dovessi dare un consiglio, intanto, oltre al fatto di cercare di mantenere uno studio costante sul proprio strumento e di fare in modo che questo studio sia proficuo a livello di risultati, posso solo consigliare di vivere la musica in modo pieno e spontaneo, con grande gioia, perché secondo me questo è il modo in cui va vissuta la bellezza dell'arte. E quindi, indipendentemente dal genere che si studia e che si suona, io sono sempre dell'idea di avere questo entusiasmo che ci può trascinare, e nel fare musica in questo periodo dove secondo me ce n'è tanto bisogno. Grazie allora per il vostro prezioso contributo, buona vita, buona musica. Ciao a tutti e buona musica. Ciao Giusy e un saluto a tutti gli ospiti in studio.
È giunto il momento di ascoltare La vita è bella di Piovani, ma con Andrea Albini alla chitarra e Federica Aresti alla voce. Listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Life that slowly disappears. Lasciamo spazio ad un inedito intitolato Lo senti, è stato scritto da Giada Siddi, supervisionata dal maestro Canone, un brano che parla della scoperta dell'amore da parte di un adolescente e dunque spazio all'Omar Band con la voce solista di Giada Siddi. Senti anche tu, tu che mi empatizzi l'animo, lo senti anche tu, questo senso di niente perché sono un tabù, come quelle scritte che censurano alla TV. Lo senti anche tu, parliamo d'amore, fragili come le foglie su un prato, come me che della vita non so proprio niente, nemmeno me l'hanno insegnato. Lo sai amore che il mondo ti odia e nemmeno s'accorge che proprio quando hai più bisogno ti mette i dubbi e ti stringe le corde.
perciò ti prego armati, ti prego amami, e allora parlami di tutto, basta che mi parli, che sono qui coi drammi e non so più come spiegarli, che sono tagli a ricucirli, non lo fanno gli altri. Pensi non sia stato difficile cadere e poi rialzarsi e dover ridere. Raccoglievo un po' di foglie e vetri rotti come cocci senza forze che giacciono sui miei occhi. E pensa che bello, mi porti una nuvola e andiamo nel cielo. Una leggerezza che non conoscevo, l'amore per me era blasfemo. Era farsi male, sentirsi minuscoli, tipo un ago nel fieno. Adesso è salvezza che porta al mio fianco, il porto in cui noi sì ci difenderemo. Perciò ti prego alzati e vieni, prendimi che stare in piedi, perché il tuo amore è la chiave di tutti i miei problemi. Ti prego baciami ancora, non smettere come allora, con quell'angoscia di chi teme dopo poi si innamora. Ti prego fallo di nuovo, prima che cada nel vuoto. Se questo è un sogno come l'acqua, io ti raggiungo a nuoto. E allora grida più forte a questo mondo che è sordo, che tu sei luce, tu sei vita, sei. Di un altro inedito, sentite quanto hanno da raccontare e cantare. Stavolta si tratta del rapper Giuseppe Capogreco, in arte Diama. Ha già le idee chiare, il nome d'arte già ce l'ha e dunque è già proiettato nel suo futuro e nella sua vita invece al presente. Chiediamo prima al maestro il contenuto di questo testo e poi lo ascoltiamo. Beh, questo testo è un testo forte, scritto da un ragazzo molto intelligente e sensibile, che da tempo si confronta con questa arte, l'arte del rap, un'arte molto, molto recente, sentita dai ragazzi, e che spesso esprime protesta o comunque esprime anche i disagi della vita di molti adolescenti. In questo caso Diama parla del tradimento di un amico, del tradimento che avviene tra gli amici che frequentano gli stessi ambienti, la strada, insomma, quindi con quel linguaggio, con quei gesti, i gesti che conosciamo, perché spesso si vedono anche dai rapper famosi, non solo quelli statunitensi, ma anche quelli italiani. E questo brano appunto ha molto di autobiografico e, come dicevo, racconta
con attualità i sentimenti che possono travolgere un giovane nel momento in cui si sente tradito da un amico. C'est la guerre, canta Diama. C'est la guerre, c'est la guerre. Ok, ok. Le prendente para il beat perché sa che gli do fuoco. C'est la guerre, 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 guerre. C'est la guerre. Sei un infame, tu non c'entri più con me. Giù con pochi quelli veri a fianco a me. Sono solo contro tutti, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Sei un infame, tu non c'entri più con me. Giù con pochi quelli veri a fianco a me. Sono solo contro tutti, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est la guerre. Vive put, lo sai che la paghi cara. Non sei un uomo, fra sei solo una puttana. Salgono contanti per ogni amico che perdo. Soldi in movimento, guadagnano rispetto. Share e crema, un amour, ma io tengo zero flusso. Ho visto facce qua cambiare che non ho rivisto più. Tradimenti da fratelli, qua mi sale il déjà vu. Parli troppo, sei un infame con il cappellino blu. Questo gioco di nessuno puoi fidarti. Quando ti giri poi vogliono accoltellarti. Io rimango solo e prego che il conto si alzi. Farne così tanti perché ho da vendicarmi. Io sono Diama, niente squadra, gioco solo. Matt prepara il beat perché sa che gli do fuoco. Senza label ma comunque vi divoro. Partito da zero e tu non sei niente di buono. Sei la guerra, sei la guerra. Sei un infame, tu non c'entri più con me. Giù con pochi quelli veri a fianco a me. Sono solo contro tutti, sei la guerra. Sei la guerra, sei la guerra, sei la guerra. Sei un infame, tu non c'entri più con me. Giù con pochi quelli veri a fianco a me. Sono solo contro tutti, sei la guerra. Sei la guerra, sei la guerra. Da piccolino pensavo il mondo fa schifo. Chi chiamavo fratello il giorno dopo mi ha tradito. Uè uè, 23 come Michael, scemo, togliti davanti. Con voi non perdo tempo che siete imbarazzanti. Sei la guerra, baby, tra questi pala. Tu sei un fake, caro, sei una cazzata. Non parlarmi di strada che tu fra non la conosci. Lo vedo da come parli, lo capisco dai tuoi occhi. Uè uè, sei la guerra, sei la guerra. Uè uè, sei la guerra, sei la guerra. In questi ultimi anni abbiamo assistito all'ascesa dei Maneskin, insomma dalla strada, dalle strade del centro di Roma al tetto del mondo con la vittoria all'Eurovision, e i ragazzi dell'Omar Band si impegnano con altrettanto sacrificio, e allora ci fanno sentire la loro versione di Zitti e Buoni. Hanno mantenuto la musica ma variato il testo. L'Omar Band dunque con la voce solista e creatore del testo Emanuele Podestà, il titolo del brano è In mezzo a una festa. Loro mi parlano di altro, ma mentre scrivo sto pensando. Tengo la testa sempre in alto, io per la vita sto gridando. Scusami ma ci credo tanto, posso cantare in questo palco. E se mi vedi un po' in fatica è perché ora ci stiamo provando. E buonasera signore e signori, credete nei sogni, vi conviene oppure siete fuori. E se ti impegni con tutto il cuore ci sei vicino che quasi li tocchi. Troppe volte stavo chiuso fuori, me ne frego di questi sbruffoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa ma noi siamo proprio fuori. E a chi ci detesta, non cantiamo per loro. Sono in mezzo a una festa, ma non ballo con loro. E allora chi ci detesta, non cantiamo per loro. Siamo in mezzo a una festa e non balliamo con loro, no.
Io piangevo sopra ste pagine in un angolo fragile. Poi ho capito di agire, meglio di stare a soffrire. Che questo suono ci unisce, proviamo a stare il mio io. Se trovi il giusto successo va a spingermi poi in pio. E non c'è niente che possa finire, forza e potenza del giusto punto di vista dell'ego. Senti carezza con te per mano, troviamo il modo migliore di farlo. Se vuoi fermarci sei pazzo, perché non capirai mai che a chi ci detesta non cantiamo per loro. Sono in mezzo a una festa, ma non ballo con loro. E allora chi ci detesta non cantiamo per loro. Siamo in mezzo a una festa e non balliamo con loro. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla. Tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla. Tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla. Tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria. E a chi ci detesta non cantiamo per loro. Sono in mezzo a una festa, ma non ballo con loro. E allora chi ci detesta non cantiamo per loro. Siamo in mezzo a una festa e non balliamo con loro. Balliamo con loro. Abbiamo ora un contributo della cantautrice Carlotta Sillano, in arte Carlotta. Allora, creatività è sinonimo di Carlotta. Facciamo prima delle domande dunque sul tuo percorso musicale. Cosa hai fatto sinora? Il mio primo contatto con la musica è avvenuto attraverso il pianoforte, che è il mio strumento principale ed è lo strumento che suono fin da bambina. A un certo punto ho incontrato e ho iniziato a studiare anche la chitarra e mi piace sempre sperimentare con nuovi timbri, nuove sonorità, nuovi strumenti. A un certo punto del mio percorso la voce è diventato uno strumento fondamentale, anche perché fin da bambina ho sempre saputo che quello che volevo fare con la musica era scriverla, e nello specifico era scrivere canzoni. La forma canzone, quella con cui mi confronto tuttora, potrei dire di essere una cantautrice, che è un termine un po' ambizioso, ma di fatto è quello che faccio: scrivo delle canzoni e le eseguo. Alla fine del liceo una piccola etichetta musicale mi ha proposto di produrre un album che è uscito nel 2011, e ad oggi ho pubblicato 3 dischi di canzoni originali. Questo mi ha dato la possibilità di fare anche moltissimi concerti in tutta Italia e alcuni anche all'estero, e auguro a me stessa di poter continuare a fare questa cosa ancora per molto tempo. Da cantautrice e polistrumentista, come vivi la tua creatività, come trovi il tuo posto nel mondo della musica? Credo che la più grande difficoltà per chi lavora con la musica, ma in generale con i linguaggi artistici, sia quella di dare vita a un modo di esprimersi che risulti originale ma anche accessibile per gli altri. E perché ciò accada, questo linguaggio a mio avviso deve essere evocativo, deve riuscire a raccontare una visione specifica del mondo, a comunicare un immaginario. Credo che però la difficoltà maggiore sia poi quella di far evolvere questo linguaggio nel tempo, arricchendolo di volta in volta delle esperienze che quotidianamente ciascuno di noi si trova a fare, arricchendolo quindi di elementi diversi che lo rendano sempre nuovo, ma fedele a quell'idea originale che c'era all'inizio. E credo che questa sia un po' la sfida che mi trovo ad affrontare quotidianamente, e in questo momento traggo molta ispirazione per affrontarla dalla relazione tra suono, luogo geografico, ambiente naturale e spazio dell'abitare.
questa relazione tra musica, suono e luoghi è quella che mi interessa di più in questo momento. Il tuo consiglio all'Omar Band e a tutti i giovani che ti stanno ascoltando qual è? Non so se sono in grado di darvi un consiglio, ma l'invito che vi rivolgo è proprio quello di individuare, cercare un linguaggio espressivo che sia il più originale, personale, indipendente e forte per voi. E vi invito ad avere il coraggio di usarlo sempre, anche se questo dovesse risultare diverso da quelli da quello degli altri e per questo un po' divergente. Vi invito però anche a continuare a studiare e ad essere curiosi per acquisire tutti gli strumenti possibili per dare alla vostra visione, alla vostra idea una forma che sia ricca e originale. E allora sentiamo proprio come la musica può descrivere gli ambienti in modo originale e lo facciamo con questo filmato. Stagnant pleasure like a pool lies upon the ground, slowing down the water. Wrath is captured by the sluice, it's knocking at the gate, looking for the sun at the end of the moon. Glares of light on the water. Thank you.
a silent peace, smiling at his daughter. Women dug beneath the breach in a distant past, dragged by the eternal stream of the water. It comes to me in the present. Si chiude qui la prima puntata dedicata al progetto I suoni della mia città. Continuate a seguire gli artisti e quello di cui vi racconteremo attraverso tanti contributi e sorprese lunedì alle ore 17. Dal domani di sole in faccia no, ma in fondo io ci spero ancora che tu ci sia nel mio domani. E se ti incontrerò, spero di sfiorare le tue mani. Bene dal momento che ci sei, adesso tu
far rumore.